Ciao Daniela! Ciao Marcello! Ma come mai sei qua? Io facevo un giro a Gattorna perché è bellissimo questo posto. Bellissimo, questo paesino, sì, nel verde, stupendo. Del genovese. Hai ragione. Non è che sono un bugiardo, sono venuto apposta. Ti stavo dicendo, ma io sono venuta a fare un giro così per caso. Sì, con le... ma perché usi sempre? Sì, ma viaggio con due furgoni. Ah, comodo, comodo. Molto. Hai anche tutto come camper dentro. Sì, più o meno. Sì. Per la gioia, ascolta, dei miei ragazzi. Tanto la cosa che bisogna notare subito è che Daniela ha un sorriso. Questo è il sorriso tipico emiliano. Ah, ok. Della simpatia, della sincerità, dell'essere proprio spontanei, che a me piace veramente tanto. Grazie. Penso che piaccia a tutti. Perché spero, dai, spero. Hai un sacco di fan. No, avevo un sacco, non lo so, però diciamo sì, che sì, insomma, ce ci l'hai, sono ce l'hai. Un po' di persone che mi vogliono bene. Salutali. Ciao. Salutali. Un bacione a tutti. Ascolta, io volevo... Non ti voglio portare via al lavoro perché so che sei anche una brava presentatrice. Ah, no, no, ci mancherebbe. Questo lo dico io. Va bene, allora, la pensano in molti, ti ho vista alla TV, non so se posso citare il canale, posso? Ah, secondo me canale, sì. Canale Italia, guardatelo sempre perché la musica del ballo lì è proprio il fulcro, eh? Assolutamente, è vero, è vero, è una delle televisioni. Presenterai ancora qualche volta? Vediamo, perché sono cambiate diverse cose, sono cambiate un po' ai piani alti, sì, e insomma stanno riorganizzando tutto, vediamo, vediamo, se mi chiamano un po'. Ma tu ti senti più presentatrice, più cantante, più autrice o tutto messo insieme alla Leonardo da Vinci? Io sono Daniela Cavanna, cioè proprio io mi sento così e... cioè, un insieme di cose, dovessi farne soltanto una non sarei me stessa. Va bene, allora ascolta, io volevo fare una cosa un po' diversa, perché dimmi. Devi sapere che tanto questo io non ce voglio l'ho... leggere così, no, eh? Ce l'ho per una... non leggere, non devi leggere. È una cosa fatta così perché stanotte non ho dormito tanto perché mi disturbava, c'era qualcuno che mi faceva tic tic tic. Aiuto, chi era? Era la tua musa ispiratrice che è venuta da me a rompermi le scatole e non ho potuto dormire. Ecco allora perché non era da casa mia, vedi? No, ma adesso te la restituisco, ma perché grazie, guai, grazie, se non c'ho bisogno. Allora mi diceva, fammi un po' queste domande, fai un po' questo, fai così, e vabbè, allora mi sono appuntato tutto. Sentiamo, sono così pronta. Allora intanto mi piacerebbe... più che parlare della tua biografia, che l'abbiamo letta tutti, e anche bella, perché è una bella vita. E avrei avuto anche tu i tuoi, diciamo, periodi brutti, però è una bella vita, perché tutti facevano musica in casa o ascoltavano musica, e tu hai voluto la chitarra subito, sì, appena eri ragazzina, sì, vero? Sì, assolutamente. Avevo già capito che quello che mi piaceva di più fare, adesso al di là del suonare e cantare, era vedere la gente felice. Cioè, questo per me è l'obiettivo, e l'ho capito negli anni, perché non è che lo capisci a 12 anni che quello è il motivo, però l'idea di avere la chitarra, di prendere in mano sta chitarra, di cantare le canzoni, anche poche volendo, perché ero piccola, insomma gli accordi erano quelli che erano, e cioè non capivo perché mi piacesse così tanto, l'ho capito, prima di tutto faceva stare bene me e nello stesso tempo faceva stare bene gli altri. E poi hai studiato anche violino, se non sì, sbaglio, al violino. Conservatorio di Piacenza, così abbiamo detto tutto, sì, sul tuo curriculum, quasi, perché quasi. Bisognerebbe parlare per una vita. Ascolta, io vorrei accentrare l'attenzione su testi e musica. Sì. In particolare sui tuoi album, due, sì, uno Voglio stare con te e l'altro Attraversare il mondo. Perché sono, diciamo, intanto la tua espressività va anche poi sulle cover, sulle interpretazioni anche di altri, però direi che hai anche delle collaborazioni al tuo interno molto importanti anche per quanto riguarda le parole, poi ne parleremo. Sì. E se io ti dico un canto romantico, una kizomba. Canto d'amore. Beh, sulle tue cose sei preparata. Allora, guai se non fosse così, mannaggia. A me mi ha impressionato subito, perché crea un'atmosfera, non è la kizomba così, crea un'atmosfera, un po' sarà per le parole, un po' sarà così, l'arrangiamento, per l'arrangiamento, spero, soprattutto l'arrangiamento anche, perché è veramente ottimo. Grazie. Mi ha colpito parecchio, eppure è un brano che non viene valorizzato dal punto di vista top, per esempio il videoclip non è stato fatto. Non ancora, perché ci riservi sempre delle non sorprese. Non ancora, forse arriverà, forse no, forse chi lo sa, perché ecco. Allora diciamo che insomma, i brani che ho proposto in questi anni sono tanti, perché
bel po' nel primo e un bel po' nel secondo disco. Il primo disco più o meno quasi tutti sono usciti, tranne 20 da Sud-Est forse, però insomma tutti i brani del primo album sono usciti con i videoclip, intendo. Per quanto riguarda il secondo album, è uscito in un momento un po' sfortunato, perché è uscito a febbraio 2020, e quindi la fortuna, diciamo, è stata che qualche brano era già uscito. Donne d'amore e lacrime era già uscito, Playa Marisol era già uscita, Attraversare il mondo era appena uscita, e poi abbiamo fatto uscire Mamma Kalimba, che è uscita ad aprile del 2020, e ci sono tante canzoni belle su quest'album. Comunque, però, scusa se ritorniamo un attimo d'amore, perché ci tengo parecchio. Il fuoco non si spegne col fuoco, perché c'è la passione. Sì. Però Nevica sul mare, io l'ho interpretata così, dimmi però tu, perché sì. È un po' come un quadro, una canzone, no? Uno va in una galleria e poi interpreta, sì, ci sono i critici oppure il pubblico. Certo. Secondo me fuoco col fuoco, il fuoco non può spegnere il fuoco, sì, però Nevica sul mare è qualche cosa di duro, perché vuol dire che in un bel posto dove non dovrebbe nevicare tu ti trovi qualche cosa che ti colpisce il cuore, che ti raffredda. È vero anche questo? Sì, diciamo che lascia più interpretazioni, a parte che io adoro il mare anche d'inverno, quindi molte persone adorano il mare d'inverno. La neve sul mare può essere anche una cosa estremamente molto romantica, perché è un periodo dell'anno, quando nevica, in cui non c'è tanta affluenza, quindi si presuppone magari che sei da sola con il tuo partner, la tua partner, e quindi insomma si crea un'atmosfera molto romantica. Però il tuo mare, mi sembra di aver capito da tante cose, che è molto anche la Sardegna, vero? Anche se io non c'ero mai stata prima di fare i videoclip, sono andata proprio per esigenze di videoclip, perché la Sardegna offre, diciamo, a pochi chilometri, offre dei paesaggi totalmente diversi. Quindi parleremo anche di questo, perché poi ci torniamo. Non puoi cantare l'amore se non l'hai vissuto, non puoi cantare il dolore se non ti è mai trapassato. Da Facebook, sì, non so se l'hai preso da qualche parte. No, questa è totalmente mia, sì, è una frase che non pensavo che potesse suscitare anche delle discussioni. Ho avuto anche discussioni non negative, perché confronti, diciamo che è la cosa più immediata e più sincera. Ho avuto un confronto con un'altra cantante che non è stata assolutamente d'accordo con questa mia frase, perché secondo il suo punto di vista, che io posso condividere ma anche no, secondo il suo punto di vista i cantanti sono un po' come gli attori, quindi si devono calare in un ruolo, si devono e quindi fingono. Interpretare, sì, un ruolo. Interpretare. Sì. E diciamo che invece io la vedo diversamente, io arrivo fino lì e poi più di lì non ce la faccio, se non è una cosa che sento, se non è una cosa che ho vissuto, non è una cosa che... Ecco, è proprio quello che ti volevo chiedere, c'è qualcosa di autobiografico nelle tue canzoni? Tutto. Cioè, non è spiegato così, poi il prossimo album che uscirà ancora di più, perché il prossimo album lo sto costruendo proprio interamente su Daniela, cioè sulla mia, su come sono io e quello che voglio esprimere, ancora più degli due precedenti. Però tu hai una bella collaborazione per i testi, una poetessa. Certamente, sì, una vogliamo dire? Daniela Paiella, una grande scrittrice, adesso uscirà anche con il suo nuovo. Non ho avuto ancora il piacere di conoscerla, ma sarei ben contento. Magari capiterà sicuramente. Avete una sensibilità, lavorate in tandem veramente in modo meraviglioso. Ci sono anche degli altri autori che lavorano dietro le quinte insieme a noi, e devo dire che anche, soprattutto nel prossimo album che uscirà, c'è stato questo scambio. Io mandavo gli scritti anche non sempre in strofa, no? in rima o in metrica, ecco, in metrica non mi veniva la parola, diciamo, e poi loro hanno arrangiato, sì, come sì, la musica, sì, sì, esatto, perché mi viene, quando viene da scrivere butto giù di getto. Perché noi molte volte guardiamo il tale cantante, tu sei una cantautrice, giusto? Sì, più o meno sì, più cantante che più cantante, sì. Sì, sì. E interprete, sì, anche, eccetera, eccetera. Sì. Noi guardiamo sempre il cantante, anche a Sanremo, tale e tal'altro. Ci sono scritti piccolini, gli autori. Assolutamente. Però la massima fama, poi sempre di chi canta, ma i diritti li prendono anche. Assolutamente, giustamente, perché chi crea la canzone poi, sì, sì, insomma, secondo me, io lo dico sempre, non è detto che una canzone cantata da una certa persona, cantante famosa o anche cantante di liscio, se l'avessero data, se fosse stata lanciata da un'altra persona o da un altro cantante, non è proprio
come dici, come dire, non è proprio così elementare che magari possa avere successo come l'ha avuto o possa non averlo, sì, come invece... Ma è anche il caso del momento. Sì, secondo me c'è proprio da fare il connubio cantante-canzone anche. E come dicevo prima, per riallacciarmi al discorso prima, il cantante deve sentirsi addosso la canzone come un abito. Io faccio fatica a fingere, se io non avessi avuto dei dolori forti che ho provato nella mia vita, farei fatica a cantare di un dolore, perché come fai a cantare di un dolore, certo, se non l'hai mai vissuto? Però puoi immaginartelo. Anche le gioie ci sono. Ah, certo, ti cito un'altra frase. Vai. È un sogno ad occhi aperti che supera il confine dell'immaginazione. Attraversare il mondo. Mi fai gli sghigni indovinelli. Sì, ma sono facili. Sì, ma in questo momento ho la testa a fare. Allora, io la tradurrei, attraversare il mondo in evasione e felicità. Ah, e soprattutto, ecco, sì, certo, opposto da quello che dicevamo prima. Beh, certo. Lì non hai sofferto. No, attraversare il mondo, poi parla del mio lavoro, parla di conoscere tanta gente, di doversi allontanare dalla casa. C'è la figura, sì, il simbolo del geranio, diciamo, che è un po' il simbolo di quelle cose che lasci a casa, che se c'è qualcuno che ti supporta, come questa, la vicina che ti cura i fiori, ma è la cosa più banale, o comunque un compagno o una compagna che ti supportano, la famiglia, mentre tu comunque insegui i tuoi sogni, è tutto un altro andare. È vero, guarda, ti dico una cosa, io come sai sono di Savona, è un paese comunque pieno di navigatori, perché per esempio il Pancaldo era di maniera di Magellano. Ok. E i navigatori che hanno girato il mondo, a volte ci hanno lasciato la pelle perché, sì, andavano in posti dove c'erano i cannibali, avevano sempre delle case meravigliose, cioè loro stavano magari mesi, anche anni via, ma quando erano a casa, erano a casa. È anche importante, perché quando ritorni a casa, tu, cioè, vuoi essere a casa, cioè devi essere tranquillo, non devi avere... Magari con Paquita. No, Paquita, a casa c'ho Paquita. Paquita, per chi non lo sa, perché noi abbiamo tanti fan qui da Daniela Cavanna, ma per chi si eventualmente vede questo video per la prima volta, è un po' suo portafortuna, la sua mascotte e la cagnetta. Che mi ha salvato la vita, proprio. Spiega. Sì. Questa stavo attraversando un brutto momento, io non avevo mai avuto cane in vita mia e non concepivo l'avere un cane, cioè avevo un fidanzato, racconto spesso questo aneddoto perché uno dice questa è matta con il cane, no, avevo un fidanzato che aveva un cane e litigavamo spesso perché lui doveva tornare a casa dal cane perché poverina il cane era da solo, io davo fuori di matto perché erano in otto in famiglia e dicevo ma dobbiamo tornare a casa proprio noi e non capivo, poi ho capito perché poi è arrivato un momento brutto della mia vita. Diciamo che stavo fondando e la musica... Quanti anni ha? 14. Però... Ciao Paquita, ci vediamo poi da casa dopo. E lei mi ha salvato totalmente. Ok, molto interessante. Playa Marisol. Dunque, Playa Marisol, una cosa importante. Vabbè, a parte che è una storia di pirati, sì, e tutto quanto. Però, perché ho citato Playa Marisol? Perché... Quel gran genio di Davide Legni, perché è un regista che io ammiro, perché ha sempre 10.000 soluzioni e trova sempre delle cose originali, non che sia un videoclip uguale all'altro, ma gli vogliamo dare una tiratina d'orecchio, perché prima ti abbandona su una barca in mezzo al mare, che sei lì che canti, non si sa più se ti riprendono. Mi ricorda, sai tanto, ma un giorno quando sto cedino non riuscivano più a prenderlo. Aiuto! Poi ti fa lanciare, vabbè, non si sa, non guardiamo i risvolti, dai, da un aereo. Sì, diciamo che io sono sempre abbastanza disponibile alle sue idee, lui vedo che è disponibile con le mie, quindi ci troviamo benissimo. Quindi se io adesso ti prendo e ti lancio, va bene? No. Ecco, solo Davide Legni lo può fare. No, beh, ma è stato concordato tutto quanto, anche i pirati. D'accordo. Ho paura. C'è una canzone... Adesso poi mi tiri qualche cosa, no, mi lanci no. qualcosa a me. Non c'è niente da poter c'è una canzone, perché non è interpreta, c'è una canzone che mi ricorda tanto, la prima strofa è come se tu avessi fatto un omaggio a un cantante scomparso. E quindi stai parlando di, del Ciaccia Revolution, La vita è qua giù con Rino Gaetano. Oh, che bene, ma allora ci avevo dato giusto, perché sì, ricorda tanto Berta Filava, anche se non certo. È uguale. No, no. Non sto parlando certo di plagi, sto parlando di cose belle. Cioè, no, nel ma senso, il fatto che te lo ricordi, assolutamente, sì. No, lungi da me il fatto grande, di non grande dire Rino Gaetano. La verità, assolutamente. Sì. Con il giro di accordi che è tipico suo, sì, queste qui. Ma Ciaccia Revolution, questo termine... Allora, Ciaccia Revolution perché, allora, quando siamo in questa saletta qua dove nascono le idee, un po' da Piacenza in lontananza con i wifi telematico, però, insomma, quando siamo in questa saletta, c'è stato un momento in cui
cui abbiamo, cioè, ho sentito l'arrangiamento che mi avevano proposto di questo brano, che girava molto bene con le parole, quindi tutto funzionava bene, ma io poi devo guardare sempre la pista, perché io devo guardare il lavoro che faccio. Certo. E quindi no. E allora, sono termini tecnici, ragazzi, seguiteli. Sì, devo guardare la pista, nel senso, devo guardare i ballerini, io devo proporre delle canzoni che i ballerini ballano dall'inizio alla fine. E questa canzone, cioè La vita è qua giù, per come era stata sviluppata, non era, diciamo, fruibile proprio per il ballo al 100%, per come la intendo io. E allora ci siamo messi lì a pensare, ho detto ciaccia, ragazzi, ma questo è un ciaccia revolution, perché, diciamo, non ho messo sotto la classica ritmica del ciaccia sudamericano, è una cosa un po' diversa, però la ballano ciaccia, naturalmente, è un ciaccia. E quindi ciaccia perché revolution. Praticamente dove c'è Daniela il pubblico balla, sempre ascolta, guarda, balla. Ed è bello perché, insomma, è un po' eterogeneo il pubblico, vero? Perché tu, sì, fortunatamente, immagino, avrai giovani, anziani, un po' di tutti. Fortunatamente penso. Sì, un po' di tutte le età. Adesso poi vedremo questa sera, giriamo il video. Vediamo, qui, speriamo. Agatorna, com'è? Aiuto. E niente, praticamente poi il succo comunque del discorso è che la vita è dove c'è gente semplice, la gente della strada. Sì, è la storia di quattro persone, che poi non è una storia, sono frasi di botto gettate così, che rappresentano quattro persone, potrebbe essere chiunque. Sì. Perché chi perde il lavoro e ha 50 anni sembra una cosa bella, cioè sembra una cosa da niente, però a 50 anni rimettersi in gioco, insomma, tante cose, dalle più simpatiche a quelle un pochettino più pensate, e la gente ci si riconosce, poi il ritornello, le chiavi, insomma, diciamo che ma sta piacendo. È molto popolare, quindi il tuo pubblico senz'altro l'apprezzerà tantissimo. Adesso vediamo un po' la tua musa, che cos'è che non ho ancora suggerito. Vediamo, aiuto. Ah, naturalmente poi mi presenterai i membri della tua orchestra, sì, perché sì, so che è un'orchestra anche giovane sotto un certo punto di vista, almeno nella sua ultima soluzione, certo, perché l'hai creata quanto, 3 anni fa? 2018. Nel 2018 si è cambiato soltanto un elemento, sì. Cantante? No, no. Il chitarrista. Il chitarrista. Che durante il lockdown ha trovato lavoro, naturalmente, e quindi ha abbandonato. Ah, ho capito. Va bene, è un peccato perché è sempre bello, ma io si facessi parte della tua orchestra. No, ma ci siamo sentiti anche oggi, ci sentiamo praticamente ogni rapporti tutti sì, quanti. È come mio fratello, cioè proprio meraviglioso. Allora, adesso per ultimo vorrei chiederti, ci sono delle novità in programma? Sentiremo qualche cosa di nuovo? Allora, stasera sicuramente una novità la sentite, anche se è già stata pubblicata sui social in questi giorni, perché la sto proponendo, e sì, c'è qualcosa di nuovo, perché non sono stata ferma, ho bisogno di esprimermi e ho bisogno soprattutto di sapere se il pubblico così approverà quelle che sono le prossime canzoni. Stasera una, perché e poi dovrebbe uscire un disco nuovo. Almeno ci dai una cosa per sì, volta, perché dobbiamo soffrire un po', un pochettino. Come soffro io nel non poter avere il disco subito, dovete soffrire anche voi, no? Sono contentissima perché sono canzoni, sarà un CD totalmente diverso, è un po' rivoluzionario. Infatti la prima cosa che ho detto, vabbè, a mio papà sicuramente non piacerà, mio papà è un po' all'antica, però no, non per perché i temi. Perché tu passi all'esame anche, perché hai consiglieri anche in famiglia, oppure fai le cose e poi le guardano dopo? No, loro si trovano la pappa già pronta, non posso dirmi. Poi ci sono i critici dopo. Sì, vabbè, no, mio papà assolutamente approva tutto. Che salutiamo, però. Ciao, salutiamo. Però mio papà, diciamo, è ancora della vecchia scuola, quindi mi piacciono di più le canzoni più tradizionali. Però insomma, attraversare il mondo la canta, cioè canta tutte le mie canzoni ormai, anzi. Allora ormai. Daniela, ascolta, io ti ringrazio molto. Grazie. Vogliamo a fare voi. Un bel saluto a due persone che. So già chi mi stai dicendo. Allora dillo tu. Te l'avrei detto io, perché grazie a loro porto in giro le mie canzoni tramite i dischi e hanno creduto in me dal primo momento, sono stati loro a venirmi a cercare, e sto parlando di Roberto e Cristina delle edizioni Novalis. Ciao Roberto, ciao grazie. Cristina. Ciao. Sono di Rimini. Allora, e sono di Rimini, sì. Tra l'altro presto andrò a trovarli. Bene. Devono essere persone splendide. Siamo sempre sentiti per telefono, per scritto, ma. No, vai, perché merita. È un bel appoggio che hai anche. Sì, assolutamente. Poi sono contenta, quando vado a fare le riunioni vado al mare, quindi è meglio così. Ecco, vado a fare i bagni, va bene, a Rimini.
D'accordo Daniela, ti ringrazio tantissimo. Grazie per te, avermi Marcello. Concesso questa, è stato un piacere performance, questa intervista, e questa sera sentiremo della buona musica. Si spera, stanno già provando i ragazzi. Ciao Daniela. Grazie, ciao, Marcello. Ciao. E un saluto a tutti. Ciao ragazzi, Orchestra Daniele Cavanna, io sono Danilo, ciao! Ciao, sono Marcello, il bassista di Daniele Cavanna. Sono Roberto e suono la batteria. Ciao, sono Giuseppe, sax e clarinetto dell'Orchestra Daniele Cavanna. Ciao, sono Fabio e sono il chitarrista di Daniele Cavanna. Ciao! Ciao, sono Irene, sono l'aiuto regista del regista.